Una mobilitazione pacifica, quella di stamattina dei lavoratori dell'AMAM, che si sono dati appuntamento davanti Palazzo Zanca insieme ai sindacati CGIL e CISL e UIL per essere ascoltati dal sindaco Cateno De Luca. Noi riteniamo e richiediamo che ci sia da parte del sindaco, che è il socio unico dell'AMAM, perché l'AMAM è un ente di gestione privata, però sostanzialmente con la partecipata pubblica che è il Comune di Messina. Siccome ci è stato detto dal Consiglio d'amministrazione che solo il sindaco può decidere, siccome il sindaco nella delibera di intenti del 29 giugno proponeva lo scioglimento dell'AMAM e poi proponeva sostanzialmente il blocco delle assunzioni, questa cosa rischia di creare nella città un dramma, perché senza questi lavoratori non si fa manutenzione e non si fa manutenzione considerata la rete idrica cittadina che è vecchia, è come se non arrivasse l'acqua dell'Alcantara, è un problema serio. Motivo della mobilitazione è la situazione dei lavoratori AMAM, per la precisione 14 su 65, che rischiano il prossimo 6 settembre, data di scadenza del contratto a tempo determinato, di non vedersi garantito il proprio posto di lavoro. Questo comporterebbe non solo la perdita occupazionale, ma anche un blocco del servizio idrico. Vi è la necessità che quel bando, che è stato congelato dalla scelta unilaterale del sindaco De Luca, venga scongelata e quindi si proceda, perché l'AMAM rischia davvero la chiusura. Ma il problema è non solo, non è un problema di AMAM, è un problema della città e dei cittadini. Avere un'azienda idrica che non garantisce il servizio rappresenta davvero un rischio per tutti. Quindi invitiamo il sindaco De Luca, col quale ci incontreremo fra qualche minuto, di rivedere questa posizione e di prendere atto della necessità della città e dei cittadini rispetto a un servizio primario come quello dell'acqua e il servizio idrico appunto cittadino. Il primo cittadino Cateno De Luca, giunto a Palazzo Zanca, ha incontrato una rappresentanza dei lavoratori e segretari dei tre sindacati, Giovanni Mastroeni, Ivan Tripodi e Tonino Genovese. Il sindaco, dopo aver preso atto della situazione, ha chiesto di avere pazienza, dando appuntamento alle prossime settimane per avere un quadro completo di tutti gli organici presenti in città, compreso quello dell'AMAM. Di fatto però non ha dato nessuna rassicurazione ai 14 lavoratori di vedere garantito il proprio posto di lavoro.